John Bourne, ragazzi, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella live reaction di Roma Empoli, ragazzi. Oggi devo dare una risposta. Dopo la figura di merda con la Cremonese, oggi non si può non dare una risposta. Ma prima di iniziare, se volete altre live reaction, mi raccomando, tantissimi mi piace, ma una marea sotto questo video, e iscrivetevi anche al mio canale. Allora, punto di formazione subito: Matic, Cristante, Zaleski, El Shaarawy, Pellegrini, Dybala e davanti Tammy Abraham. Insomma, mi sembra una Roma titolare. Celik non sta facendo bene, quindi ci sta che parte in panchina. Karsdorp è fuori rosa, Zaniolo è fuori rosa, è abbastanza forzata, non vedo l'ora che torni Wijnaldum. Ok, gioca Akpak Pro per l'Empoli. Ora io non voglio gufarmela, ma ogni volta che affrontiamo Akpak Pro sa butta dentro da solo oppure si fa buttare fuori. Però attenzione, perché davanti Caputo Sadriano potrebbe metterci in difficoltà. Eccolo! Sì! Subito l'abbiamo fatto! 1:44! 1:44 Roger Ibáñez! Sempre lui! Di testa sempre lui! L'abbiamo sbloccata subito da calcio d'angolo! Cazzo sì! Cazzo sì, Roger Ibáñez! Mamma mia, regà! Mamma mia, regà, subito Roger Ibáñez! Subito Roger Ibáñez! E andiamo, cazzo! Sì! Sì, Roger Ibáñez! Sì! Che quando non fa danni la butta dentro! Poi vabbè, qui errore di tutta la difesa, che sono tutti fermi, salta solo Ibáñez, Luperto dorme in piedi, Ibáñez salta da solo e poi non so perché Vicario si è buttato per te, cioè impianto i piedi trapiantati a terra, ma mi va bene così, l'abbiamo sbloccata subito, Roger Ibáñez, vai! Madonna, Ibáñez cercava la doppietta, raga, se la faceva mi sentivo male, eccolo, è subito 2-0, e andiamo, è subito 2-0, ma che è, Tammy Abraham, ragazzi, di nuovo da calcio d'angolo, mamma mia, raga, Tammy Abraham, mamma mia, 5:40, 2-0, ma che partenza è, mamma mia, raga, subito Tammy Abraham, di testa, spacca la porta, di nuovo difesa inguardabile, tutta ferma, ma non me ne frega niente, bene così, mamma mia, ma pure Parisi che allarga le gambe, ma che cazzo fa? Ma che strano, ragazzi, sono tutti fermi. Parisi ha allargato le gambe per far entrare la palla. Ma va bene, a me me ne frega niente, mi va bene, però boh. Vado un attimo a fare una cosa, tanto segniamo solo sul calcio d'angolo. Sì, Paolo, calcio a Paolo di poco fuori. Ma perché? Paolo, ma tira, cazzo, prima. Questo è perché è fissato col mancino, perché c'era lo specchio aperto col destro. Si è dovuto accentrare, poi vabbè, insomma c'era Abraham in mezzo, poteva anche passarla, voleva segnare lui. Però potevamo fare subito il 3-0, cazzo. Occhio, bravo Rui a uscire, raga, qui ve l'eravate perso Baldanzi però, eh. Tanto c'ha quelle caratteristiche là, Baldanzi, si inserisce sempre. Basta chiuderlo lì, basta chiudere, cercare di chiudere magari l'inserimento di Baldanzi, ogni volta lo porti sull'esterno. Sì, Paolo Perescia va per terra. Era fuori gioco ore fa, mi sembrava pure a me, però non l'aveva chiamato, quindi stavo tranquillo. Però che cazzo, è inutile che lo chiami dopo ore. Vero pure che se poi fai gol, rosichi se non te lo chiamano. Però, santi Dio, era il terzo minuto, siamo al 22esimo. Bravo Smalling, come combatte, poi qui però è stronzo, perde un pallone. Oh, fermiamo Akpak Pro, e mi sembra Neymar dei tempi d'oro, l'immortale guerriero di Akpak Pro. Guardalo lì, oh, Akpak Pro. Sì, dai fastidio. Mamma mia, raga, stiamo pressando da morire. Stiamo pressando un sacco. Bravo il cambio di gioco, bravo. Sì. Madonna, Mancini che crossa, palla dentro, sporcata, calcio d'angolo di nuovo, il 46esimo in 20 minuti. Raga, stiamo giocando benissimo, dai, diamo un segnale, facciamo anche le 26. Sì. Mamma mia, stavo per farlo di nuovo da calcio d'angolo, il miracolo di Vicario. Raga, veramente, qui ogni calcio d'angolo rischiamo di buttarla dentro. Bravo Tammy, dai. Sì,
Sì, sì, vai dammi, vai dammi, fino in fondo, tacci, dammi, ti sei perso la palla tra i piedi, dammi, ti sei perso la palla tra i piedi. Guarda lì, 1-2, come giochiamo, Dybala, guarda come apre il gioco, oh, io mi sento male. Non ho mai vista la Roma così, la Roma così non ho mai vista. Io mi domando come cazzo sia possibile che con la Cremonese abbiamo fatto una partita così di merda, senza un gioco, senza un'idea. E guarda oggi la Roma, oh, pazzesco. Sì! Cazzo che si è magnato, che si è magnato, in realtà di quanto è uscita, non si è magnato per niente. Altra occasione di Tammy, svetta ancora più in alto di tutti, la palla finisce fuori di poco. Occhio, occhio, madonna mia, meno male, qua ottima chiusura. Che è successo? Gli ha venuto l'ernia di Bala. Che cazzo però Paolo, mamma mia. Tanto l'Empoli gioca qui. Mamma mia, questo corpo Paolo è un rottame. Sei fortissimo, ma mamma mia che dolori. Ok, fermi, fermi, rientra Dybala. Sul backhand, continua a scaldarti. Madonna, 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 madonna. Madonna Ebue. Che go che si è magnato Ebue. Era più facile segnarlo che sbagliarlo. Madonna, Patrizio è uscito con un tacchino morto. E Ebue la toglie dalla porta. Ma secondo me se non l'avesse toccata Ebue, forse sarebbe pure entrata. 7 tiri a 2, loro 0 in porta, lo riusciamo a fare 3-0. E poi rischiamo così, mannaggia la vostra puttana. Rischia sta fine primo tempo, Arbero, che qua abbiamo abbassato i ritmi, loro stanno uscendo, esorzati. E mi sono rotto mezzo cazzo. Oh, fine primo tempo, meno male, meno male. Se andavamo a prendere un tè caldo, uno smoothie all'ananas se andavamo a bere. Allora, sta per ricominciare il secondo tempo, raga, concentrati, testa, testa, usiamo la testa. Usiamo la testa, usiamo la testa. E non facciamo le teste di cazzo soprattutto. Partiti! Occhio! Mamma mia, che lo stavano a fare! Era fallo su Mancini, era fallo su Calmi, calmi Simone, è inutile che. Ma che sì! Era fallo su Mancini! Sì! Si allarga! E Sharawi di. Che cazzo di bala! E tira! Comunque nel suo secondo tempo non sta succedendo nulla! Niente! Meglio così, 2-0 va bene. Guarda che palla di merda, Matic, meno male che è alta. Regali cose con il cervello. Non facciamo cagate. Non siamo sicuri del doppio vantaggio, santi Dio. Poi questi hanno i piedi, non lo so, precisi. Cioè, non è che prendono molto la porta, ma vanno sempre a tanto così da incrocio. Non so come fanno. Mo' entra pure Piccoli. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia. Madonna, quanta gente dentro l'area per incarcio d'angolo loro. 1400 persone. C'era un. Mamma mia. C'era una calca, sembrava restare ai posti. Oh, usciamo. Stiamo troppo bassi. Mannaia la puttana. Vai, ripartiamo. Ma perché rimaniamo bassi? Ma perché ci siamo spenti? Non capisco. Oh, oh, mamma mia, prova in gira. Niente, raga, niente. Se devo dare una svegliata, se devo dare una svegliata. Porca puttana. Sì, sì, sì. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Secondi, secondi pari merito con l'Inter. Ma soprattutto adesso andiamo ad ascoltare, a guardare Milan-Inter sul divano, sull'amaca, qui, così. Così, palle all'aria, palle all'aria. E vediamo quello che succede. Che bello, raga. Che bello, raga. Dai, dai.